Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e oggi sono tornato perché voglio condividere i risultati del primo round del nostro torneo, la città migliore dell'Italia. Dopo questo round dovremo andare al round 2, quindi ci sono state 16 partite, diciamo, nella prima round e adesso vedremo chi ha vinto, chi andrà avanti. E adesso, dopo questa round, andremo da 32 squadre a 16 squadre e poi 8, 4, 2 e un campione. Stiamo entrando in round 2. Prima dobbiamo vedere i risultati delle prime 16 partite. Andiamo subito ai risultati, ragazzi. Ok, quindi mi sposto un po' così per mettere i risultati qua. Nella prima partita c'è stata Roma e Latina. Chi ha vinto secondo voi? Ha vinto Roma con una bella grande percentuale, 85%. Roma, questo era già andato quando abbiamo iniziato, quindi Roma andrà avanti e andrà contro una di queste squadre, Taranto e Brescia. Quindi Taranto e Brescia 4 e 5 rank e ha vinto Brescia con soltanto 38% del voto, perché 30% delle persone hanno detto nessuna preferenza, quindi non tante persone si importano di queste città, ma comunque avremo Roma e Brescia in round 2. Andiamo alla prossima partita. C'è stata numero 3 Bari e numero 6 Ravenna. Ha vinto Ravenna, ragazzi, con 50% del voto e solo 34% del voto per Bari. Questo in inglese si chiama un upset, ovvero quando una squadra preferita, tipo più forte teoreticamente, perde ad una squadra peggiore. In questo caso Bari era numero 3, Ravenna era numero 6, eppure Ravenna ha vinto, quindi Ravenna andrà avanti e andrà contro o Firenze o Livorno. E questo, come potevate indovinare, ha vinto Firenze facilmente, 90% del voto Firenze. Firenze sembra una squadra fortissima, forse round 3 avremo Roma e Firenze. Se Roma e Firenze vincono round 2, chi lo sa. Comunque, cioè, non vedo l'ora di vedere quella partita tra Roma e Firenze, se succede. Andiamo alla quinta partita, ragazzi, quindi c'è stata Torino e Salerno. E in questo ha vinto con 70% del voto Torino. Mi dispiace Salerno, mi piace Salerno, ma Torino, tu hai vinto questa volta. E tu andrai contro Modena o Messina? Modena, quindi mi dispiace Messina di Sicilia se non sbaglio. Modena ha vinto questa volta, quindi avremo Torino e Modena. Andiamo alla prossima partita. Ci sarà Verona o Reggio Calabria. Ha vinto Verona, ragazzi, 75% del voto. Verona andrà contro Palermo o Rimini. Questo era molto più vicino di quanto mi aspettavo, ma comunque Palermo ha vinto contro Rimini con 51%, 52%. Ciao a Rimini, Palermo andrà contro Verona. Ok, andiamo all'altra parte del bracket. Un altro numero 1, Milano contro Sassari. Questo era non così vicino, ma ha vinto Milano contro Sassari 77%, quindi Milano andrà contro Trieste o Parma. Trieste ha vinto con 50%, quindi round 2 avremo Milano e Trieste. E poi nella terza partita di quel lato, Catania e Perugia. Catania e Perugia. Catania era una 3, Perugia una 6, eppure ha vinto Perugia con 45% del voto. Ciao Catania, ci hai provato, Perugia è semplicemente più forte in questo caso. Quindi Perugia andrà contro o Bologna o Cagliari. Bologna! Bologna ha vinto contro Cagliari con 67% del voto. Andiamo alla prossima partita, l'ultima, numero 1, Napoli che andava contro Ferrara. Di tutti, numero 1, questa era la partita più vicina. Napoli soltanto 60%, abbastanza per vincere, però c'è da preoccuparsi perché Ferrara un 8 ha preso 30%. Napoli nella prossima round andrà contro Padova o Prato.
Padova, quindi Napoli e Padova, e poi abbiamo Venezia o Reggio Emilia, solo 8% per Reggio Emilia, quindi Venezia andrà avanti. Venezia è una squadra molto forte e Venezia andrà contro o Genova o Foggia. Questo era abbastanza facile, mi sembra. Genova con 70% del voto. Ragazzi, 4.000 persone, anzi più di 4.000 persone, quasi 4.500 persone hanno votato. Quindi ho deciso di non aspettare una settimana e adesso abbiamo già i risultati dopo solo 3 giorni. Quindi il nuovo bracket per round 2 è così. Guardatelo, godetevelo. Quindi ci saranno 8 partite in round 2. Ecco le partite. E adesso ragazzi potete andare come sempre a votare in round 2. Tifate la tua città, tifate le città che ti piacciono. Stiamo parlando di quanto è importante la città, di quanta storia c'è, di quanto è buono il cibo, o quanto è particolare la cultura, o quanto è bello il dialetto di questa zona. Decidete voi che città vi piace di più. Tra poco avremo round 3. Ci saranno soltanto 8 squadre, le 8 città più importanti secondo voi. Quindi ragazzi, mi sto divertendo. Condividete questo video per avere sempre tanti voti. Spero vi sia piaciuto. Io mi sto tipo godendo questi risultati, penso sia molto divertente. Non vedo l'ora di vedere come votate in round 2. Ragazzi, vi lascio adesso. È stato un piacere, ci vedremo alla prossima. Peace.